Allora, ben approdati nuovamente sul mio canale. Situazione singolare in cui girare l'intro di questo video, ma voi non sapete quanto è stato catastrofico portarlo a termine. Comunque, finalmente Makeup Collection, di cui vedrete una prima parte oggi, perché è venuto veramente molto 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 lungo. Ecco perché mi sono vista costretta a girare questa intro. Little disclaimer, vedrete una cifra di roba. La mia makeup collection non è estesa come quella della maggior parte delle beauty influencer e beauty guru sul tubo, ma è comunque molta molta roba per una persona comune o per una persona sola o per una persona che non ci lavora come faccio io. Io testo tanto makeup per realizzare i video, per farvi le recensioni, utilizzo la maggior parte del makeup che vedete anche nel mio kit di lavoro come makeup artist e sono una collezionista e ho fatto tanti 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 decluttering e alla fine quello che vedrete, che non è tantissimo, è tutto ciò che io ritengo necessario per potermi divertire a sufficienza con il makeup. E fatto questa piccola anteprima, vi lascio alla prima parte della mia makeup collection e che dire, divertitevi. Allora, tutte queste buste che vedete qua sotto sono piene di prodotti makeup che io praticamente ho già suddiviso per i vari video, quindi ogni busta, e ce ne sono anche sotto, è un video e sono piene di prodotti che non ho potuto risistemare nella makeup collection perché mi serve che siano separati qua in modo che ce li abbia già pronti quando vado a registrare. Quindi nella makeup collection vedrete dei grandi assenti per questo motivo. Zan zan! Ben approdati nella mia makeup collection. Oggi mi vedrete poco e niente, notate la mia mise semplicemente fantastica. Mia madre mi ha detto stamattina che gli sembro un frate del convento dei trappisti. Lì abbiamo la mommy che sta spelando, dormendo e spulciandosi sul suo amato cuscino, con vicino la mommy cuscino. Non sono una casalinga impeccabile, quindi il letto è rifatto un po' così. Ma questo è il mio mega mobile vintage, dove tengo... Prima qui c'era tutta la makeup collection, diciamo. Adesso invece ho sistemato, a partire da questo angolo, tutto il prodottame per capelli e quindi cerchietti vari, piastre, elastichetti per capelli e mollettine. Qua c'ho il borsello delle necessità pronto all'uso. Qua ci stanno altre mollettami vari, qua ci stanno le forcine, qui le forcine quelle decorate, qua c'è la lacca che gli ho fregato a Dani My Love. Dani, la tua lacca è ancora qui da me. Quassù ho altri cerchietti, ce n'ho pochi dei cerchietti, ce n'ho veramente pochi. Quello è il mio comodino zeppo di medicine, come potete sentire la necessità incombe. Qua c'è sta tutto campionciname vario, pure qua dietro, cremine, contorni occhi, creme varie, pottini di Sephora. Qui c'è una parte della mia skincare, qua c'è l'altra parte della mia skincare. Breve panoramica su Profumlandia, come vedete la quantità del profumame è aumentato, poi se volete un recap, fatemelo sapere, e sto preparando un certo numero di video nuovi sui profumi. Qui c'è sta doppia cassettiera da me creata di Sephora, qua c'ho diciamo la bigiotteria che in questo momento non ci compete nella makeup collection. Qui c'ho i profumi Satricom che sto testando, qua dei prodotti con cui farò
a breve dei nuovi video che, se riesco, registrerò proprio oggi. C'è un sacco di roba. Qui, diciamo, cimeli della mia d'archettonaggine con quelle scarpine sobrie ed eleganti. Il Blue Joy Sons, qui c'è tutt'altro bigiotteriame, qua i braccialetti miei preferiti, qua la luccicanza, questa katana è la spada con cui faccio il cosplay di 2B, qui bigiotteria, come se non ci fossero domande, non sapete quanto ho declatterato. E non c'è neanche il cappellino del mio compleanno con l'unicorno, ma quanto è bello! Dun dun dun. Vabbè, non sono normale. Altre collane, ed ora passiamo al reparto più succoso. Allora, eccoci qua alla PostStation. Come avrò sicuramente anticipato nell'intro, io non ho chili e chili e chili di make-up. A parte il fatto che ho fatto una serie di decluttering di quelli paurosi, di cui alcuni non li ho registrati, e quindi molto l'ho smaltito, proprio quando ho deciso di acquistare e mantenere solo quello che mi necessita, che ritengo interessante come texture, formulazione o range di colori, escluso ovviamente il kit con cui lavoro di make-up, e diciamo che anche da quello che vedrete adesso io spesso attingo per integrare, a seconda del set o del lavoro che ho da fare, il mio kit. Quindi non è una make-up collection immensa, ma c'è tutto quello che a me piace e che io ritengo mi possa essere utile per divertirmi con il make-up, perché il make-up è fondamentalmente e soprattutto divertimento. Allora, questa è la postazione dove io mi trucco e qua diciamo che ho allocato tutto ciò che ritengo più necessario nell'immediato. Quindi avviciniamoci, preparatevi a perdere gli ottrie perché sapete che sono amante dei glitter e qui di glitter ce n'è veramente una quantità enorme. Allora, il cavo che vedete di là è la luce che ho posizionato là sopra per cercare di sopperire la scarsa illuminazione della mia stanza. Dunque, qua c'è un quadro mio, a chi dovesse mai interessare nel futuro e neanche nel presente. Lì ha preso dimora il Babbo Natale di Stefania. Eccolo, pronto per il Natale prossimo. E non so da dove cominciare, Gia. Qua ci ho messo sto glitter, così tanto che non fassero mancare, non dovessi averci una crisi d'astinenza a glitter. Cominciamo da questo, che è un po' fondamentalmente incasinato, perché questa make-up collection non è definitiva, è in corso d'opera, però visto che mi è stato chiesto più volte di farla, intanto ve la faccio, poi magari fra qualche mese farò un recap quando avrò sistemato e sarà venuta nel complesso esattamente come ho in mente io. Intanto qui ho messo qui davanti tutti quanti i primer. Questo è il fantastico olio all'acido ialuronico che mi ha fatto l'amichetta mia. Qua ci sono tutti i farsalini. Il primer Dior Backstage, che è spettacolare, non so quante volte vi ho consigliato, insieme al fondo spettacolare pure lui. Questi due primer di Essence che non vi ho mai fatto vedere perché sono delle limited e non li trovate manco più su Cosmetic for Less. Qua ci sono tutti quanti i miei fondi, lui è un altro mio prediletto forever and ever. Qua c'è il fissante Locket di Kat Von D, altri due primer, questo fondo di cui ho cannato totalmente il colore, infatti l'uso per i make-up di Halloween. Questo è un fondo veramente molto buono del Rimmel. Poi qui vi abbiamo questi che sono degli ottimi, ottimi illuminanti, blush e quant'altro, ma sono pure un sacco carini da vedere, quindi l'ho messi qua. Questi sono tutti quanti illuminanti liquidi, stick, primer di Lotti London, primer di Becca, Becca primer di Becca. Qua c'è un random di matite occhi, qua ci sono la maggior parte delle mie matite labbra low cost, che una volta erano suddivise per gruppi di colore, tipo le nude, le rosse, le scurone, vabbè, ora non più.
dovrà rifarlo, se no non ci si raccapezza. Qua ci sono due piccole cassettiere, ma andiamo a vedere prima cosa c'è sopra. Qui c'è Refugium Peccatorum tra matite e occhi, che fondamentalmente sono tutte cose che sto testando di recente. Infatti ci sta le matite, quelle della nuova collezione di Kiko, quella natalizia. Qua ci sono queste matite di AliExpress, vedevo fare il video con i make-up realizzati con i prodotti AliExpress. Fatemi sapere se vi aggrada l'iniziativa. Qua c'è una candelina del mio compleanno, una delle candeline, un po' di eyeliner che sto testando, questo di Revolution è top, se lo trovate piatelo, eppure quello di Marc Jacobs, questo di Kat che sto finendo, pinzette, queste sono le mie predilette, e so de Sephora, ma ormai si è tolta la scritta. Poi in questo barattolone un altro Refugium Peccatorum, c'è un'altra delle candeline del mio compleanno, l'unicorno, non mi piacciono gli unicorni, no. Qua ci sono tutti i mascara che ho in uso attualmente, i ventagli con cui asciugo il setting, i cerchietti che sto usando più di frequente ora per i video, il piegaciglia che è un attrezzo assolutamente indispensabile, ricordatelo. Qua sotto vi abbiamo la colla per le ciglia finte di Essence, che ormai ci ha abbandonato, è di partita, ma io ne ho ancora tre, tra cui questa che sta finendo, il mini primer di Fenty Beauty, questo burro labbra della Rossmann, che è la mia nuova droga, Valentina Achemitica, mannaggia a te. Ora come farò quando finirà? Non lo so. Un temperino, e vediamo cosa c'è nei cassettini. Qua ovviamente alla veloce, non è che vi vado a far vedere un prodotto per uno. Correttori, qua c'è tutta una smanata di correttori vari, top Huda Beauty Forever and Ever, e sotto c'è una discreta scorta del mio Instant Anti-Aging, c'è un po' di tutto tra low cost e non. Qua sotto vi abbiamo qualche correttore di quelli in pot che non entravano lassù, prodotti in pot per le sopracciglia, il fondo bianco che uso per i make-up artistici, qua c'è un correttore in stick aranciato della Wycon che è ottimo. Qua invece abbiamo Zanzan primer a random di tutto, alcuni sono viso, questo per esempio stick di Kiko che era della collezione Beyond Limits, ma credo che lo abbiano anche in permanente, e ve lo consiglio molto perché mi piace l'effetto blur che fa. La Cicaper amata, benedetta e santificata, rientra Cicaper su. Qua un po' di primer a caso, primer occhi, primer mascara, lo Shadow Insurance della Too Faced, con la glitter The Essence Fantastiliardica, primer della Too Faced, il matitone di NYX che è un mito indiscusso, la colla glitter di NYX, questo che dovrebbe essere il dupe della Cicaper di Essence, ma ovviamente l'hanno tolto, te pare di no. E qua sotto tutti prodotti per la cura delle labbra, manca lo scrub di MAC che è nella mia skincare attuale, qui c'è questo di Fenty senza infamia e senza lodi, questo devo dire ottimo. Anche questo qui è un buonissimo scrub, adesso è uscito anche alla ciliegia, ma quello al caffè mi piace di più, della Frank Body, se può premagnare. E non sapete quanto è buono, il Blistec nei momenti di grossa crisi. Questo di Brosé, questo qua sempre della collezione di Fenty, lo scrub che non si sta comportando affatto male. E via di scorron. Ora vediamo qua nel laterale. Dunque, qui spostiamo un attimo i pennelli. In questo espositore misto ho tutti i prodotti che sto testando o che sto cercando di portare un po' avanti in questo periodo.
E quindi ovviamente ci sono tutti quelli che vi ho consigliato per i saldi di Wycon e Kiko. Qua ci sono i gloss, qua c'è il rossetto doppio di Kiko, e qua che ci abbiamo l'ombretto quello terrificante, diverse matite labbra, l'ombretto quello strafaico super wow, l'illuminante di Kiko, quest'altro illuminante, no, questo qui è il bronzer di Wycon, gli illuminanti di Kiko, e questo che è il primer, quello super piallante, la palettina tua sempre della Pop Revolution, qua un po' di matite varie, questo nuovo burro labbra che sto testando, preso in farmacia. Il mascherino trasparente fissante di Anastasia che si stava a suicidare. Le forbicine, perché vabbè, mi erano comode là per tagliare le ciglia finte. E via di seguito, qua un po' di rossetti che sto cercando di consumare un pochino. La palettina di Wycon toppissima. E via così. Là dietro c'è un borsello dove ho tutti quanti i prodotti che sto utilizzando più spesso in questo periodo, diciamo per un make-up quotidiano, tipo quando devo uscire, ok? O comunque per la mia base. Poi, se vi interessa, vi posso fare magari un video dedicato su un look da tutti i giorni, magari un video sulla mia base quotidiana, come la faccio in questo momento, eccetera. Qua c'è la Braden Up che sta purtroppo finendo, poi c'è il mascara di Kat Von D che sta finendo anche questo ed è ottimo. Attualmente sto utilizzando come correttore questo Born This Way e il duo di contouring di Kat Von D, questa palettina di Catrice che purtroppo non c'è più e che io utilizzo fondamentalmente per fare le sopracciglia con questo e questo perché sono ottimi. Poi quando vado di super corsa ci faccio un look Fast and Furious niente male. Poi c'è qua giù il fondo che sto usando ora che è il Fresh and Fit di Essence. Ottimo fondo, vabbè insomma qua dentro gente c'è sta una marana di roba che ve lo dico a fare. Ah ecco, fondamentale, sto testando questo pottino per le sopracciglia di Kiko perché sono ripassata al pot per fare le sopracciglia, non so se qualcuno ha notato la différence e ve ne parlerò. E niente, qua c'è stata una giornata, se vado avanti con questo, quindi ora lo schiaffiamo nuovamente là dietro. Poi andiamo a riposizionare, è vero, i pennelli. Qua c'è stata Brenner Up fuggitiva. I pennelli sono lerci, mi scuso profondamente, ma non ho avuto il tempo di lavarli, anche perché sono arrivata a quota più di 100 pennelli da lavare, esclusi questi. E mi viene un corpo solo a pensarci. Li laverò subito dopo questo video, anche perché devo registrare una marea di video make-up e se no non ne usciamo più. E qua ci sono fondamentalmente qui tutti i pennelli viso e qui ci sarebbero tutti i pennelli occhi, ma se sono immisculiati anche questa situazione va riportata all'ordine. Poi qua c'è lo specchio. Qui ci sono altre due cassettiere. Andiamo a vedere velocemente cosa c'è. Qua ci sono alcune delle mie ciprie, soprattutto quelle in polvere libera. Locket di Kat Von D, Fenty Beauty e quella di Too Faced. Questa è una cipria di Urban Decay. Poi questa è una cipria di Wycon. Poi qui accanto proseguono le ciprie. A parte il fatto che c'è questo intruso che è un illuminante di Catrice della Caviar Gauss che ormai è fuori produzione, che è grosso come un disco volante, insomma, indomette lo stile illuminante, ve lo giuro.
Un'altra cipria di Essence, grossa come un disco volante, ma buona, molto buona, solo che va dosata perché sbianca leggermente. Non sempre, ma a volte se cedete un pochino sì. Questa è di una collezione di Kiko, l'Ocean Feel, credo. Qua ci sono due Studio Fix fondo di tinta compatti di MAC, uno più chiaro per l'inverno, questo per l'estate. Poi la All About Matte di Essence, la Stay Matte di Rimmel. Boh, rimettiamo a posto il disco volante, speriamo che il cassetto si richiude. Da qua c'è una fuoriuscita dei cipria. È stato impegnativo, ma ce l'ho fatta, sei chiuso. Allora, qui sotto vi abbiamo illuminanti. Illuminanti, come se non ci fosse un domani, e se so pure suicidanti, andiamo molto bene così. Qua ovviamente c'è l'Amresi, che è bello da morire. Questo è di una collezione limitata di Kiko, due collezioni limitate di Catrice, no, quelle tutte Essence. Resi, torna al tuo posto. Questo di Revolution, che è favoloso. Questo del decimo anniversario di Kat Von D. Qua ci sono tutti quelli di Becca. Qualcosa di Kinko, la palettina Slick, bellissima, la Solstice. Non ne vado troppo nel dettaglio, se no qua non ne usciamo vivi. Abbiamo fatta. E aspetta, arriviamo a questi due prodotti che mi serviranno per un video molto 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 interessante. Poi Zara Zara Zaza. Allora, qua c'è finito un mix perché c'ho troppa roba, gente, non so dove metterla. Quindi abbiamo il quad della collezione Dior Backstage per il contour, che è qualcosa di toppissimo. Il mio blush, indovinate un po', Barry Adore. Il blush di Anastasia Beverly Hills, che ormai ho fatto venire il vomito. Un altro disco volante di Kiko, che a questa terra e finalmente hanno generato una terra fredda, la 02 Active Sienna, che se la trovate ancora in super saldo, piatela perché è buona. Qua un po' di terre di Too Faced, questo è il Beach Bunny, e là sotto c'è quell'altra leopardata, residuo do belli Cosan Club di Essence, che non toglierò mai e poi mai, perché è un ricordo di quelli che sono necessari alla vita. Ancora profumo terribilmente di paradiso. E rimettiamo a posto tutta sta roba. Ultimo cassettino. No, non è l'ultimo, so io che sono scema. Qua ci stanno tutti i blush, gente. Tra quello nuovo che mi ha mandato Stofonia, qualche limited di Wycon, ovviamente. Poteva mancare Orgasm. Io so la versione Super Size. Qua ci sono due blush bellissimi di Guerlain. La collezione Waterflower Magic di Kiko, ottimo blush, Marc Jacobs. E bene, costa un po' di tutto. E qua sopra ci sono altri blush, altri due che mi ha mandato Stefania, un po' di Kikami, un altro Marc Jacobs. Qua sotto che c'è sta un altro Kiko, Wycons di nuovo e via così. Poi là dietro c'è un'altra cassettiera, lì ci stanno i CD. Qua dietro c'è un'altra cassettiera, infatti me ne mancava una all'appello. Allora, qua c'è, vabbè, la spugnetta fantastica per pulire i pennelli. E Valentina funziona, che mi dica, te lo confermo. Infatti, bomba. Qui ho tutti gli illuminanti piccolini, quindi qua ce ne sono altri di Becca. Questa è una cialda di Wycon, che è qualcosa di spettacolare, io la uso come illuminante wow favola. E qua ci sono due di Catrice, una mini size di Nars e via discorrendo. Dov'hai? Dove sta là? Qua sotto invece ci sono tutti i blush piccinini. Qua sempre mancano un po' di prodotti perché sono già
sistemati in una busta per girare un video, come ho fatto vedere all'inizio. E qui ci sono questi di Kiko, veramente ottimi. Poi due di Nars in mini taglia, questo di Essence, Wycon, questa marca, questo brand che non conosco, mi è stato regalato. Questo di Kiko in stick, che non è affatto male, a me è piaciuto abbastanza. E oddio gente, finalmente sta postazione se la siamo levata e non avevamo ancora finito. Quindi niente, passiamo a quella successiva. Rieccomi qua, qui si conclude la prima parte della Makeup Collection. Il prossimo lunedì vedrete la seconda parte, sempre che io non riesca a metterla prima, ma ne dubito perché ho già tanti altri video programmati e non era programmato che durasse così tanto e quindi non era programmato che io la dividessi in due parti. Comunque spero che il video fino ad ora vi sia piaciuto, vi abbia dato degli spunti utili su come sistemare le vostre cose, su prodotti che vi possano aver incuriosito, interessato. Scrivetemi sotto nei commenti se volete dei video particolareggiati, se volete vedere un certo tipo di palette, di correttori, qualunque cosa. Detto questo, vi ringrazio per essere resistiti fino ad adesso e niente, ci vediamo nel prossimo video. Vi si ama tantissimo. Miau miau.